Antonella Ferrara, il tempo non è stato clemente, ma comunque quando si fanno le rivoluzioni non c'è niente che possa fermare uno spirito che vuole veramente anche far emergere la cultura e quindi la mente aperta di tutti coloro che ne vogliono fruire. Sicuramente una pioggia di questa entità il 23 giugno è una rivoluzione. Battute a parte, naturalmente siamo pronti a partire domani mattina con la programmazione che è molto fitta. E avremo una masterclass con Amos Oz, incontreremo Sergio Castellitto, quindi un festival impronta di varie arti, come è stato sempre nelle corde del festival, e inaugureremo una bellissima mostra a Palazzo Ciampoli che racconta 3 secoli di storia della Sicilia attraverso la raccolta di carte antiche e di libri antichi custoditi nella Biblioteca Regionale di Messina. È un racconto che abbiamo intitolato Geografie Sentimentali, proprio a voler ripercorrere il concetto di Nostos attraverso il Mediterraneo e a voler anche esaltare una centralità della Sicilia in quei secoli che non era solo geografica ma anche culturale, quindi questo è lo spirito della mostra. Avremo moltissimi incontri dedicati anche ai temi filosofici che derivano dal concetto di rivoluzione, che non sono soltanto le rivoluzioni dettate appunto da ciò che succede, dai grandi cambiamenti che hanno determinato il destino dell'uomo e di cui troviamo traccia nei libri di storia, ma sono anche le rivoluzioni più silenziose, quelle che ci spingono a superare i nostri limiti e a scrivere da noi il nostro destino. E a questo proposito, ad esempio, parleremo del concetto, del tema molto attuale dell'intelligenza artificiale, con un incontro sulla postumanità con Giulio Giorello e tanti altri filosofi. Questo è un incontro al quale teniamo molto, che deriva direttamente da una collaborazione, da una sinergia molto stretta che abbiamo instaurato con l'Istituto Filosofico di Napoli, che è uno dei più antichi e prestigiosi d'Italia, che ci ha onorato di questa partnership, che sarà per quest'anno soltanto il primo tassello di un progetto più ampio che vede lo sviluppo e la creazione di una scuola della filosofia orientale in Sicilia. Una persona che ha avuto l'idea di creare Tabuk e ovviamente lo dirige da 8 anni a questa parte, qual è il vero tesoro d'Italia che merita di emergere a livello proprio internazionale? Il vero tesoro d'Italia è racchiuso nella grandissima capacità di esprimere vari fattori culturali e di esprimerli tutti insieme. Il nostro è un paese ricco, ricco di cultura, ricco di storia, ricco di tradizioni. Pensiamo non solo all'enogastronomia, ma possiamo spaziare dalle tradizioni letterarie anche le tradizioni un po' più leggere di intrattenimento. L'Italia esporta continuamente cultura. Noi ritengo siamo molto bravi, al di là dei limiti che spesso ci attribuiscono. Forse bisogna lavorare un po' più sul know-how, però c'è così tanta materia prima che la cultura in Italia non può che emergere ogni giorno.